Insieme a Gianna, Mimo e Emanuela, la nostra Isabel Tramacere ci aspetta a San Pancrazio Salentino per prepararci qualcosa. Buona è la tradizione sicuramente. Oggi so che hanno in mente di preparare gli asparagi selvatici, quelli che si trovano facilmente durante questo periodo nelle nostre campagne, e le faranno a fagottino insieme alla ricotta, sicuramente una cosa deliziosa ed un gusto particolare. Andiamo! Questa settimana sono a San Pancrazio, cerco il mio amico Livio col quale cucineremo qualcosa di buono. Allora l'ho capito, tu sei Livio. Ebbene sì. Ti ho riconosciuto dalla voce e perché cantando dicevi Beggiamia. Mi riferivo a te. Ovviamente. Ciao Livio, come stai? Bene, grazie. Tu? Non c'è male, non c'è male. Eccoci. Bei ragazzi chi questi sono? I bei ragazzi sono i componenti del. Tu ridi della perché? Nostra perché formazione. Ridi? Per i bei ragazzi. Presentiamo qui Daniela all'organetto. Del Riccio. E a Riccio. E anche al sorriso. E Luciano alla chitarra, all'altro Riccio. All'altro sorriso e alla voce. E voi siete? Noi siamo i Malarazza. Che vuol dire? Siamo quelli della razza peggiore. Ah! E perché mai? No, perché mai? Perché comunque abbiamo voluto fare insomma, un delizioso omaggio col nome del gruppo a quella che era una delle canzoni di Domenico Modugno del 1976, Ma la razza, che oggi è stata riproposta da artisti moderni, però insomma quella canzone è sua. Allora, in questo bel posto incontro buonasera. Emanuela. Buonasera. Ciao Emanuela, buonasera. Io ho saputo che cucinerò insieme a te, sì, o meglio, forse che cucinerai tu e che io guarderò come tu cucini. Bene, che cosa prepariamo? Prepariamo un piatto. Io vedo già gli asparagi. Prepariamo un piatto, diciamo che in questo periodo lo facciamo frequentemente perché è il periodo degli asparagi. Che Gianna e Mimmo raccolgono proprio con le loro mani. Quindi. Io mi diletto a preparare qualcosa di buono. Perché questo è il periodo perfetto per andare nelle campagne e cercare gli asparagi. Qui a San Pancrazio ci sono gli asparagi. Che spettacolo di asparagi. Ah, che spettacolo, Mimmo! Li hai raccolti tu? Da un'ora. Freschi freschi? Bene, proprio freschi. Per me? Per noi? Per me? Perfetto. Ma ce ne sono tanti? Li trovi facilmente? Allora, Emanuela, vediamo che piatto facciamo. Allora, facciamo dei saccottini. Sì. Con la base dell'impasto delle crepe. Ah. E ripieni di ricotta e asparagi. Serve mezzo litro di latte, tre uova, 200 grammi di farina e circa 20-30 grammi di burro. Si mette tutto insieme? Allora, scaldiamo il nostro burro, intanto lo facciamo sciogliere un po'. Quindi questo, Emanuela, è l'impasto per le crepe. Per i saccottini. Ah, per i saccottini, che poi è la pasta della crepe, sì, vero? Sì, la pasta della crepe. In genere si fanno con un mestolino più piccolo se devi usare per le crepe, però siccome qua mi serve un pochettino più grande. Certo. Allora, e sia la teglia, il tegame, e sia il mestolo, diciamo che deve essere un pochettino più grande. Un po' più grande. Qualche minuto. Certo. Quando si stacca bene dalle pareti. In modo da poterla tirare via senza provando a non romperla. Stai spiando? È brava, eh? Interessante. Molto. Profumato. Ecco. Ma anche buono. Buonissimo. Questi sono gli asparagi che abbiamo detto prima. E come li facciamo? Bisogna togliere la parte legnosa, che è quella di sotto, che è questa di sotto. Prendere la parte più tenera, quando senti questo tac tac è pronta. Allora, poi bisogna lavarli. Certo. Tritiamo
tritiamo questi asparagi. Passiamo un attimino facendoli ammaccare con poco poco di olio. C'è qualche spione. Si affacciano tutti! È uno spione. È uno spione. No, che non conosco. E io sono il marito. Allora chissà quanti asparagi hai mangiato tu, quanti sacchettini con gli asparagi. Non sapere cosa ho mangiato. È brava, eh? Si può aggiungere anche una piccolissima noce di burro. Questa. Oh, che carine, piccole piccole. Stemperiamo bene bene. Due uova, due o tre uova, a secondo poi della quantità. Io mi regolo attraverso la consistenza. Certo, quindi un po' di parmigiano, bello gustoso. Una bella manciata di parmigiano. Quindi abbiamo quasi finito. Sì, sì. Poi c'è la besciamella, non da fare. Ah! Allora, prendiamo un cucchiaio così, sì, di composto, si chiudono in questa maniera. Ah, ecco qui. Ed ecco. Ah, questo è il nostro fagottino. Fagottino. Dobbiamo preparare la besciamella. Un litro di besciamella. Ah, un bel po' di besciamella. E la mettiamo sui nostri fagottini. Distribuire generosamente. Generosamente. Ci piacciono le cose generose, sì, sì, vero? Sì. La besciamella su questi fagottini. Sì. Una spolveratina. Una spolveratina di... Come sono brava! Di parmigiano. È un dolmen. E questi colori bellissimi. È di fantasia, così. Ma tu dipingi da tanto. Circa 20 anni. Circa 20 anni, ma quando eri bimba proprio allora? Non direi proprio bimba. Sì, da quando eri bimba. Facciamo un applauso alla nostra amica che è bravissima. Vediamo il piatto di noci. Allora, il nostro fagottino è pronto. Siamo tutti pronti? Assaggio, comincio ad assaggiare io, vediamo com'è. Comincio ad assaggiare io, Posso? Ho partecipato. Vediamo com'è, come sono fortunata. E se c'è il bis significa che è piaciuto. Un applauso. Manuela, sei stata bravissima. Questo fagottino con gli asparagi presi freschi freschi dal nostro amico Mimmo sono buonissimi. Io vi ringrazio per l'accoglienza, siamo stati benissimo. Noi vi ricordiamo che in questi giorni, tra l'altro, San Pancrazio c'è una festa. La festa patronale. È la festa di San Pancrazio Martire. E quindi venite quando? Venite l'11 e il 12 maggio e il 13. Che ci sta San Pancrazio? C'è la fiera? Sì, dopo un po' di anni che manca qui da noi avremo di nuovo finalmente la fiera. Io di questo vi ringrazio. E noi tutti vi aspettiamo a San Pancrazio!